Professor Giancarlo Cianfrone, ordinario di otorinolaringoiatria dell'Università La Sapienza di Roma. Professore, lei ha appena tenuto un corso sull'attualità degli acufeni, di diagnosi e terapia. Quali sono le novità che avete stabilito? Vi sono alcune novità che sono di ordine concettuale e anche di ordine pratico, clinico. Alcune novità che sono terreno estremamente utile per coloro che affrontano quotidianamente il problema degli acufeni, l'angoscioso problema degli acufeni. E alcuni concetti estremamente moderni vedono gli acufeni classificabili in tre grosse categorie. Gli acufeni che originano da una deprivazione uditiva, cioè dal fatto che l'orecchio soffre di una carenza uditiva, e questo mette in moto una serie di circuiti neuronali per cui si va a una sorta di compensazione alla mancanza di stimoli uditivi, creando all'interno delle cellule nervose degli stimoli anomali che il cervello interpreta come acufeni. Quindi una carenza uditiva, come era già noto da tempo, è in grado di determinare l'insorgenza di acufeni. Diciamo che la categoria più interessante e più moderna è quella degli acufeni cosiddetti somatosensoriali, cioè quegli acufeni che originano da disfunzioni o patologie in distretti ed apparati che non avrebbero apparentemente alcuna connessione con l'apparato uditivo. Ora, si è visto in studi molto recenti, a iniziare dal 2007-2008 in poi, che esistono invece delle interconnessioni anatomo-funzionali fra sistema somatosensoriale, stiamo parlando di nervo trigemino, stiamo parlando quindi di strutture muscolo-scheletriche, cranio-cervicali, mandibolari, queste connessioni con uno dei nuclei più importanti dell'apparato uditivo, il nucleo cocleare dorsale, quindi siamo nel sistema nervoso centrale, e ancora più in alto in un nucleo ancora più importante, ancora più complesso, che è il collicolo inferiore. Quindi qualsiasi stato di sofferenza, di disfunzione, anche in apparati molto distanti apparentemente dal sistema uditivo, possono inviare stimoli all'apparato uditivo che vengono poi metabolizzati e vengono elaborati sotto forma di stimoli acustici e quindi di acufeni. L'ultima categoria è quella degli acufeni psicogeni che riconoscono come unica principale causa una situazione psicologica particolare o addirittura una psicopatologia. In situazioni di psicopatologia noi possiamo avere degli acufeni che si possono non solo originare ma poi permanere nel tempo, persistere nel tempo e creare una situazione ulteriore di distress in un paziente che già precedentemente poteva essere portatore di uno stress cronico e quindi di uno stato d'ansia, di una patologia d'ansia. Una volta inquadrati in questo modo gli acufeni è molto più facile poter procedere poi dei trattamenti specifici, perché dall'inquadramento iniziale che dipende poi il procedimento terapeutico, la correttezza e l'efficacia di un procedimento terapeutico. Dal punto di vista di diagnosi, di terapie, quali sono in particolare le procedure che adottate? Noi procediamo attraverso un nostro algoritmo, procediamo prima a uno screening del paziente. Il paziente quindi viene sottoposto a delle indagini audiologiche di base, a delle indagini somatosensoriali di base, basate prevalentemente su manovre che vengono fatte sul distretto muscolo-scheletrico e mandibolare e su un test specifico psicologico che ci permette, attraverso l'individuazione di un cutoff, di un numero magico, di intravedere se il paziente ha alta probabilità o meno di avere una psicopatologia. Fatta questa analisi iniziale, il paziente quindi viene inquadrato e si fa un approfondimento per avere ulteriori certezze che questo inquadramento sia corretto oppure no. Alla fine di questo secondo procedimento il paziente viene avviato a protocolli terapeutici specifici. Grazie. Grazie a lei.